Storytelling dei laboratori territoriali promossi e finanziati dal Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna, con l'obiettivo di coinvolgere attivamente le comunità locali nella ideazione, promozione e gestione di processi di rigenerazione culturale attraverso l'assunzione di forme innovative di responsabilità. Villa Smeraldi, che ospita il Museo della Civiltà Contadina, è stato reso disponibile dall'Osservatorio sul paesaggio Reno-Galliera. Lo studio Perform Architettura più Urbanistica ha progettato e articolato la struttura e l'offerta formativa con la collaborazione di planimetrie culturali. Nella plenaria iniziale sono state illustrate le fasi del processo. Le istituzioni coinvolte hanno poi indicato gli obiettivi e sottolineato l'importanza dei laboratori per il territorio. Infine, planimetrie culturali ha evidenziato i temi e il calendario di lavoro. L'attività svolta dai laboratori assume il principio che la rigenerazione culturale sia tanto umana quanto urbana. La mappatura degli spazi, così come la preventiva identificazione delle forme di associazionismo e civismo già operanti nei territori in oggetto, viene pertanto a costruire la fase preliminare del lavoro da svolgere. Ogni sentiero, ogni via, ogni cammino ha qualcosa da raccontare a chi lo percorre. Le passeggiate conoscitive sono state accompagnate dalla narrazione sulla natura, le storie e le tradizioni del territorio. E quindi a partire da questo ci muovevamo oggi lungo l'asta del Reno, vediamo fin dove riusciamo ad arrivare, stanti i tempi. Bisognerà camminare un po', poi ci sposteremo con le macchine, ci perderemo, ci ritroveremo, quindi immagino che ci sarà da lavorare. Ma l'idea iniziale da cui partire, scusate, vi faccio vedere con una scala assurda, però noi siamo qua in questo momento, Trebbo. Facciamo una passeggiata a piedi all'interno dell'argine. Dovremo scavalcare un cantiere, però lì siamo già d'accordo che arrestano te, Controllo che è io, un mi cantiere, sacrifico io, faccio un da cantiere cane. interessantissimo perché è la costruzione di una passerella sostanzialmente ciclopedonale, chiamata già tubone, perché in realtà sotto passano delle infrastrutture, gas, acqua, adesso non mi ricordo più quale delle due, che stanno costruendo in corrispondenza di questa rotonda. E che attraverserà il Reno e porterà sulla sponda in sinistra idraulica. Perché andiamo in sponda in sinistra idraulica? Perché là arriva la ciclovia del Sole. Quindi questo è il punto focale di congiunzione fra la ciclovia del Reno, che corre sull'argine in sinistra idraulica, inizieranno i lavori di costruzione l'anno prossimo, e ciclovia del Sole, che è già realizzata per tutta la sua parte, da Mirandola fino alle porte di Bologna. In questo momento c'è una variante provvisoria che passa per Sacerno, passa diciamo a sud, e invece i lavori finali prevederanno di passare a filo dell'aeroporto. L'aeroporto stesso pagherà la realizzazione finale della pista, della ciclovia, e si verrà ad agganciarsi bene o male a questo, scusate, a questo punto, quindi dall'altra parte del tubone di qui sopra. Non solo una mappatura georeferenziata e documentata, ma anche una mappatura emotiva. La mappatura emozionale si propone di esplorare il particolare rapporto che intercorre tra gli abitanti e il loro territorio dal punto di vista della percezione collettiva, riconoscendo e ricostruendo le diverse narrazioni e i vissuti emotivi. La mappatura emotiva riesce a mettere in moto processi di partecipazione sociale e consapevolezza della comunità, rafforzando l'appartenenza e l'identità territoriale. Una mappatura trasferibile ai contesti di servizio e agli interventi sociali in genere, che permette alla cittadinanza di fare proposte e rivendicare spazi decisionali. Se redatta in comunità, la mappatura emozionale può favorire percorsi di mediazione e gestione del conflitto sociale. Una breve degli incontri di formazione alla rigenerazione per approfondire la cultura del paesaggio. Quindi mobilita soggetti e attiva degli spazi, facendo da interprete al coinvolgimento attivo e dal basso e promuovendo il diritto alla partecipazione attiva dei cittadini, la partecipazione di cui abbiamo parlato prima, quella che va da prima a dopo la realizzazione dei progetti, nell'elaborazione delle politiche in materia di rigenerazione urbana. Struttura azioni di supporto alla gestione delle trasformazioni e lavora tutte le fasi del progetto di rigenerazione su base dei principi della partecipazione civica e della salvaguardia ambientale per un approccio alla società costruttivo, ecologico, comunitario ed etico. Io cito sempre le cose più importanti, cioè dell'assorbimento di polveri sottili, dello smaltimento di CO2, dell'assorbimento di CO2, e con gli apparati radicali molti di questi alberi contribuiscono a pulire il sottosuolo, anche se può sembrare una cosa, invece così. E quindi hanno una funzione importantissima. A partire dal piano urbanistico generale. Piano urbanistico generale, questo è uno stralcio,
approccia la disciplina urbanistica in maniera sostanzialmente diversa, non più basata su logiche prescrittive, ma sull'identificazione di sistemi di opportunità. Insomma, il 50% di queste entrate che solitamente sono riconosciute ai comuni verranno trasmesse e versate in questo fondo perequativo a servizio dell'intera comunità metropolitana. In realtà questi strumenti intanto sono preziosi in quanto anche si permettono di meglio adattarsi alle esigenze dei beni e dei territori e dei cittadini rispetto anche degli strumenti più fermi e più rigidi. Dopo la mappatura e la formazione base, prende il via un vero laboratorio in cui si lavora attivamente sui contenuti, il workshop. È necessario che i workshop siano sviluppati attraverso il coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti per dare vita a un vero laboratorio di apprendimento. L'esperto che coordina il laboratorio è in quell'occasione l'attivatore territoriale, che deve stimolare il dibattito tra i partecipanti, dare spazio alla creatività e cercare di affrontare il tema in maniera innovativa. Il confronto, le discussioni e le contaminazioni sono essenziali per rielaborare le idee e creare contenuti tangibili. Dobbiamo ricordare poi che il workshop rappresenta un grande momento di comunicazione che dà la possibilità ai partecipanti di relazionarsi con il mondo esterno. È l'occasione per trasmettere la propria idea oppure è il luogo dove trovare una nuova idea. Per tutto questo dobbiamo comunque iniziare stabilendo le relazioni. Tutti i partecipanti si presentano comunicando quale contributo possono portare e quale obiettivo si sono posti. Con il supporto di Google Map, poi, e la mappatura precedentemente elaborata, abbiamo geolocalizzato i luoghi, inserito tutti i dati emotivi e tutte le idee nate dai primi incontri. Il gruppo ha poi così lavorato direttamente sulla mappa, con aggiornamenti e modifiche in tempo reale. Questo metodo che abbiamo utilizzato ha dimezzato i tempi di lavoro, ha coinvolto tutti i partecipanti attivamente e creato una base di lavoro anche in remoto che ci ha permesso la partecipazione e l'inserimento di dati anche a distanza per chi non fosse riuscito a partecipare agli incontri. Nell'ultimo appuntamento del laboratorio tutti gli attori coinvolti hanno elaborato, redatto e illustrato una propria proposta che tenesse conto del contributo del gruppo di lavoro. Le proposte hanno poi costruito la base per la coprogettazione, lo strumento per promuovere la collaborazione tra diversi attori che consente maggiore flessibilità di azione per ripensare la progettazione sociale. È uno strumento che attraverso l'aggregazione e la condivisione crea nuove reti generative, in cui tutti i soggetti partecipanti donano il loro tempo e le competenze per costruire rapporti più solidi con gli enti pubblici. Il laboratorio territoriale si è concluso con l'approvazione di un progetto definitivo condiviso all'unanimità dal gruppo di lavoro. Si è deciso di proporre all'amministrazione pubblica il recupero di un edificio presente sul territorio che possa ospitare le associazioni dell'Osservatorio del Paesaggio e al contempo essere aperto alla cittadinanza, divenendo un luogo di raccolta e scambio di idee propositive sul tema della salvaguardia e valorizzazione del paesaggio. Il luogo al contempo diventa in questo modo strumento di supporto alla cittadinanza attiva. I tanti temi sollevati dai cittadini potranno qui essere discussi, elaborati e trasformati in progetti da sottoporre all'attenzione della pubblica amministrazione. La decisione del laboratorio ha tenuto conto di concretezza e fattibilità in tempi brevi, proponendo un intervento urbanistico a supporto di un'azione culturale. I fondi resi disponibili dal PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono un'ottima occasione per la realizzazione del progetto proposto dai cittadini attraverso i laboratori territoriali. Ora serve il contributo delle istituzioni. Con il supporto dell'Unione dei Comuni Reno Galliera, della Città Metropolitana di Bologna e l'accompagnamento del Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna, raggiungere l'obiettivo non è una chimera, ma una verità.